preparazione da due giorni in vista della Lega Pro. Come ti senti, come il gruppo, come stai tu anche? Bene, perché abbiamo iniziato con quell'entusiasmo, con quella passione anche che ci ha così, ci ha guidati, ci ha accompagnati sull'onda dell'entusiasmo, quello di quello che è stato lo scorso campionato. È un gruppo che ci assomiglia ancora molto a quello della scorsa stagione, anche perché insomma sono passati due giorni della preparazione, ci sono però 5 nuovi giocatori che hai voluto tu, che ha voluto Galassi, Minotti, insomma tutti insieme avete chiesto e ottenuto almeno 5 rinforzi. Come ti sembrano i nuovi, che impressione ti hanno dato e qual è stata la prima cosa che gli hai detto? Insomma, dopo quello che avete fatto l'anno scorso, loro arrivano da altre categorie, qualcuno, non so di no, è l'unico, però insomma che cosa gli hai detto per fargli capire cosa significa essere a Parma? Niente, nel senso basta entrare nel centro sportivo di Collecchio e Collecchio è un po', racconta un po' una storia di un passaggio di vari campioni, vari giocatori che hanno dato nel calcio a Parma qualcosa di importante, sono stati tutti i campioni che hanno vinto mondiali, hanno vinto coppe campioni, hanno vinto studenti, quindi io penso che le parole sono un'interpretazione. Chiaro che entrano nel contesto, sono valori importanti perché vengono da categorie appunto superiori, però sono venuti con l'atteggiamento giusto di mettersi a disposizione, dei compagni per dare una mano a quello che è la continuazione di questo percorso. Ecco, c'è qualcosa ancora che Apolloni vorrebbe sistemare in questa roba? Cioè, hai qualche esigenza, senza fare nomi ovviamente, però insomma, dove pensi che si possa migliorare anche vedendo quelle che sono le altre squadre di Lega Pro, quindi comunque un contesto molto di molto alto livello? Sicuramente qualche elemento manca e qualche elemento arriverà, perché comunque ancora non è completa. Però comunque c'è, ripeto, c'è un'ossatura importante, c'è un'ossatura di ragazzi che hanno, a cominciare dal capitano, da Alessandro Lucarelli, che hanno, così hanno costruito insieme una pagina nuova del calcio a Parma e hanno così, e hanno preso, e hanno dato, stanno dando quello che vorrebbe qualsiasi allenatore, la loro disponibilità, la loro passione, il loro entusiasmo, la loro dedizione, la loro professionalità, tre componenti importanti che servono per fare le grandi imprese, perché per fare le grandi imprese è chiaro che ci vuole queste basi, chiaramente con le qualità che hanno, non soltanto tecniche, non soltanto tattiche, ma anche morali. È chiaro che ci vuole anche la cura di quei particolari che ho sempre detto, allora è una cosa importante, perché se fa la differenza ci vuole proprio la cura dei particolari, con tutte le cose che vanno a fare, sia l'aspetto atletico, sia l'aspetto tecnico, sia l'aspetto tattico, ma anche gestionale della loro vita privata, che è altrettanto importante, che gli possa permettere poi di arrivare pronti a quello che è l'impegno. Al di là della scorsa stagione trionfale, al di là di quello che tu rappresenti per il Parma, per quello che hai fatto in passato, che cosa pensi che piaccia alla società di Apolloni? Cioè, che cosa pensi che sia il tuo valore aggiunto come allenatore della scorsa stagione e quindi anche della prossima città? Questa è una domanda penso che dovresti fare a loro. Io penso tanto che ho la passione, ho la voglia, il desiderio comunque di... E il mio sogno era quello di andare al Parma, cercare di portarlo il più alto possibile. Quindi probabilmente forse leggono nei miei occhi, non tanto in quello che io magari vado a dire, nei miei occhi quello che è l'amore che ho per il Parma. Io praticamente ho vissuto la maggior parte della mia carriera calcistica come giocatore a Parma. E attraverso il Parma questo è il passato già adesso comunque. Quello che è, nel senso che ho vissuto, sono cresciuto e sono arrivato a determinare obiettivi che era nel mio sogno, tornando anche un sogno importante come quello nazionale. Adesso in storia che ho fatto nei campionati, la Via Lago e Parma, le competizioni di Italia, come la Coppa Europea, la Coppa Umberta, la Coppa Italiana. Se
tutte quelle persone che hanno permesso di crescere e poi di aver aggiunto tutto quello che è nazionale, che mi ha permesso di toccare, di sfiorare con gli occhi una coppa che purtroppo è soltanto sfiorata. Senti, per quanto riguarda invece il nuovo sponsor, che impressione fa voi? Insomma, magari non siete dentro la questione marketing, però avere uno sponsor come Anne, che ricorda sicuramente il Manchester United, è molto importante, è molto grande, grande come il progetto Parma, è grande come le ambizioni del Parma. Quanto è grande? Sicuramente dopo le maglie del Manchester, averle addosso, essere quel logo nelle maglie del Parma è motivo anche di orgoglio e anche di una soddisfazione che probabilmente viene dal lavoro che si sta facendo, la società che sta svolgendo, anche la società, appunto. Oltre al lavoro che stanno facendo i ragazzi, perché chiaramente senza il traino di quello che è il risultato calcistico, chiaramente non ci sarebbe questo risalto, questa attenzione da parte di questi sponsor, di quelli che comunque vogliono legare il nome Parma Calcio alla loro azienda. Quindi penso che sia un motivo di orgoglio, di soddisfazione, e penso che per loro sia anche motivo di orgoglio, di soddisfazione, perché tornando al discorso di quello che è accaduto a Parma Calcio, evidentemente a quello che è la storia di Messi, la ferita e l'orgoglio che ha avuto la città nel rialzarsi, trasmessa poi a noi, ai calciatori, sia stata visibile, visibile anche agli occhi di chi è fuori dalla realtà del Parma. E quindi si sono avvicinati solamente perché hanno capito il valore assoluto che è il Parma, il valore assoluto che ha la gente, i tifosi, e l'amore che è riuscito a trasmettere e la volontà di rialzarsi dopo una botta forte, dopo una caduta molto forte. Senti, la domanda te la devo fare. Lucarelli ci ha detto che deve raggiungere un record, quello di Pacciuti, e cioè di segnare un gol in tutte e quattro le categorie con la stessa maglia. Pacciuti l'ha fatto con il Carpi, e vorrebbe provarci con il Parma. Ha detto che qualora non dovesse riuscire, dice, magari mi fanno tirare un calcio di rigore. Allora chiedo all'allenatore che decide la gerarchia, quindi lo potrà tirare eventualmente. Ale si sta preparando, bene, e sono convinto che il suo essere ancora ragazzo, bambino dentro, come la passione che gli ha permesso di arrivare a questa età e ancora continuare a giocare, penso che possa riuscire a raggiungere, perché ha tutte le carte in regola per raggiungere questo record. Male che vada, un rigore lo sarà, se vai a tirare. Prima che era un rigore. Grazie.